Ciao, dimmi. Ciao, io sono ferma per un incaglio. Mandiamo immediatamente all'autoradio. Perfetto, grazie mille. I conducenti sono la nostra prima linea e noi siamo qui per aiutarli. Ciao. 2400 corse in metropolitana ogni giorno con 4 linee differenti, 25.000 corse in superficie con 180 linee tra bus, tram e filobus, una media di 2 milioni e mezzo di passeggeri al giorno, in aumento ogni anno prima della pandemia. Come si gestiscono questi numeri pazzeschi? Andiamo a scoprirlo nel grande centro di controllo. Questo è sicuramente il cervello dei mezzi pubblici di ATM e anche un po' il cuore. I giorni del raduno nazionale degli alpini non li dimenticherò mai. Se non sbaglio c'erano 500.000 persone. Un capolavoro di ingegneria e tecnologia avanzata, gestito da professionisti altamente specializzati. Sale inaccessibili al pubblico, dove siamo entrati per voi. Signore e signori, si aprono le porte. Eccole qui le control room che coordinano metro, tram, bus e filobus di tutta la città di Milano e dell'area metropolitana. Due sale distinte in cui normalmente lavorano 150 persone, alternate su turni, così da coprire giorno e notte. Non esistono weekend, giorni festivi e vacanze. Perché ATM non si ferma mai. Questo è un luogo delicato per la città di Milano, di fatto inaccessibile. In questo luogo gestiamo le tre linee della metropolitana e in futuro anche la linea 4, la blu. Su ogni linea lavorano giornalmente 25 persone. Ci sono tre banchi operativi per ogni linea. La gestione dei treni e della circolazione, l'elettrificazione e poi la gestione del servizio viaggiatori. Sul banco della circolazione treni gestiamo quotidianamente 300 corse al giorno per la linea 1 e 2, 200 e rotte per la linea 3. Questa è la linea 1, la linea rossa. Questo qui è il video wall che rappresenta tutta la linea, la circolazione treni in atto proprio in tutta la linea. Con i treni parlo tramite l'RTT, Radio Terra Treno. Ho la possibilità di chiamarli tutti in generale, ad esempio quando c'è in atto un'emergenza o altro, in modo che mi sentono tutti. Ho anche la possibilità di chiamare in singola ogni treno. Pronto, 36. 36 a Concilia Pari, per favore mi fai un minutino di fermo, così aiutiamo il treno dietro. Grazie. Ciao. Io ho messo il cosiddetto fermo stazione. Cioè il macchinista, fermo in banchina, non parte più fin quando non togliamo questo fermo stazione. Chi viene a prendere il treno in metropolitana non guarda l'orario. Per cui se anche c'è stata una normalità o un ritardo, la nostra prima preoccupazione è rimettere i treni tutti equidistanti tra loro. In questo modo la persona non si accorgerà di eventuali anormalità o disagi che sono state causate da guasti o da altro. Il banco elettrificazione è molto delicato. Ci preoccupiamo di fornire alimentazione, quindi la corrente, ai treni per tutto il giorno. Di notte togliamo la corrente e garantiamo la sicurezza per tutte le persone che lavorano in galleria. Questo è un banco fondamentale. Stiamo guardando l'intera linea 2. Questo quadro, quindi è un sinottico, è in grado di dirmi se manca alimentazione. Questa attiva H24 ed è l'unica postazione che non viene mai interrotta. Si disalimenta solo per la discesa al piano ferro della lavorazione dei tettori. Sul banco dedicato ai passeggeri ci rapportiamo col personale in stazione per qualsiasi tematica. Noi ci occupiamo prevalentemente degli agenti di stazione. Questo è il diario di sala operativa. Gli agenti di stazione ci chiamano per qualsiasi cosa che succede, che sia montascale, impianti di risalita o guasti ai tornelli. Noi riportiamo tutti i guasti che poi i vari settori visionano, giungono sul posto per intervento. In più abbiamo anche la diffusione sonora, se dobbiamo fare un annuncio sia in generale o nella determinata stazione. L'obiettivo del banco passeggeri è garantire a tutti un accesso alle stazioni il più corretto e lineare possibile.
In tutto questo, però, c'è un'eccezione, una sala operativa diversa dalle altre, che non si trova in via Monterosa, ma bensì presso la stazione di Bignami, e che gestisce una sola linea, con una particolarità tutta sua. Sono Alessandro Calegari, responsabile esercizi della linea 5, la Lilla, la prima linea driverless di Milano. Una linea driverless significa che non c'è il conducente a bordo, ma ovviamente ci vogliono delle persone che la gestiscono e la conducono quotidianamente. Il personale di sala operativa è addetto a questo lavoro e anche il personale di linea, con mansioni differenti, partecipa al funzionamento corretto della metropolitana. Allora, c'è un po' di gente a Garibaldi, pare, in direzione San Siro Stadio. Ferma il treno e fatti dire per favore dalla gente quando possiamo rilasciarlo. Va bene? La sala operativa della linea 5 è separata da quelle tradizionali, si trova dopo il capolinea di Bignami, presso l'officina del deposito di linea 5, ed è completamente sottoterra, sotto viale Fulvio Testi. E questo è il mondo sottoterra. Ma come funziona in superficie? State per entrare nella sala operativa di superficie di ATM. Mi chiamo Gianluca Costantini, sono il funzionario responsabile della sala operativa di superficie, quella che governa l'esercizio di tram, bus e filobus a Milano e nell'area urbana. In sala operativa si respira sempre un'aria elettrizzante. L'adrenalina è sempre pronta a scattare perché da un momento all'altro la situazione a Milano si complica. Possono esserci mattinate calme, ma poi all'improvviso abbiamo un sinistro di grave entità a nord di Milano, una manifestazione non autorizzata e non prevista nel centro, qualsiasi motivo da un'altra parte della città, e bisogna gestire tutti gli eventi in parallelo. Quindi la difficoltà maggiore è rimanere concentrati e non farsi sfuggire nulla. La giornata è sempre sull'attenzione di dare un ottimo servizio alla nostra clientela. Perché mentre il resto della città va avanti, devi concentrarti e gestire anche le zone dove hai delle perturbazioni, quindi delle linee che vengono deviate, limitate, perturbate. L'emergenza solitamente sono sugli incagli. Un incaglio potrebbe essere una macchina sui binari, un intervento dalle forze dell'ordine o semplicemente un'assistenza a un passeggero. Dimmi tutto, sì. Allora, siamo fermi per incaglio? Giunta la notizia dell'incaglio, diamo subito disposizione all'operatore di banco di deviare o limitare la linea o le linee di sua competenza. Auto 7, siamo fermi in Porro Lambertenghi col 33 per auto in sosta, direzione Lagosta. Stiamo mandando il 33 a Maciacchini, lo stiamo limitando. Il coordinatore coordina all'esterno le unità di pronto intervento. Noi abbiamo 7 autoradio in giro per Milano. Ho chiamato l'autoradio 7, che era la più vicina nell'incaglio, e l'autoradio prenderà tutti i dati della macchina, della targa e tutto. Un graduato al banco ha più linee. Una linea può essere perturbata per qualche motivo, ma non si deve dimenticare delle altre, perché comunque i conducenti, che sono sempre persone che si rivolgono a noi come primo supporto, dobbiamo essere sempre vicino a loro. Ma all'interno della sala operativa di via Monterosa ci sono altri due importantissimi reparti, indispensabili nella gestione di tutto l'ecosistema ATM. Stiamo parlando dell'ATM Infomobilità e del Security Operation Center. Il team dell'infomobilità lavora direttamente dentro le sale controllo, perché è lì che nasce l'informazione interna che poi l'infomobilità ha il compito di diffondere, traducendola in modo comprensibile ai passeggeri. Esistono due tipi di informazione, quella pianificata e quella in tempo reale. La pianificata consiste nel dare informazioni ai passeggeri quando, per esempio, un cantiere, un tram deve deviare per un certo numero di giorni. La comunicazione invece in tempo reale consiste nell'aggiornare appunto in tempo reale quando qualcosa sulla rete non va per il verso giusto. Avviso ai nostri passeggeri. Una persona non autorizzata in galleria ci ha costretto a togliere corrente e a fermare tutti i treni. I social media per noi sono prima di tutto uno strumento di informazione per raggiungere tempestivamente i passeggeri. Sono anche un'antenna sul territorio che ci permette di raccogliere le segnalazioni e portarle all'attenzione dell'azienda per migliorare il servizio. Il nostro stile di comunicazione è essere prima di tutto chiari e amichevoli. L'annuncio che ha suscitato più scalpore ultimamente è stato legato all'uso della mascherina e faceva pressappoco così: se a bordo vi sentite osservati, forse non state tenendo bene la mascherina. La missione dell'infomobilità è tenere aggiornati i passeggeri durante tutto il loro viaggio, anzi, anche prima.
Adesso andiamo a vedere anche l'altra control room attigua alle sale metro, il SOC, Security Operation Center. In SOC gli operatori svolgono servizi in due modalità. Una modalità è quella ad evento, cioè ogni qualvolta si presenta un allarme proveniente dai sistemi, una richiesta di intervento da parte delle centrali operative, gestiscono l'intervento assegnando le pattuglie e facendo tutte le azioni necessarie per risolvere l'evento. L'altra parte invece è in modalità statica, dove gli operatori si creano degli scenari preordinati tramite i sistemi di videosorveglianza atti a monitorare i punti critici degli asset aziendali. Ogni operatore in SOC ha una postazione composta da 8 monitor. All'interno di questi 8 monitor è possibile visualizzare gli allarmi di oltre 2000 sensori e oltre 10.000 telecamere provenienti dalle sedi, dalle stazioni, dai punti e dai mezzi di superficie. Ma Milano, si sa, è una città viva e ricca di eventi. Partite di Champions, fiere internazionali che spesso richiamano persone da tutto il mondo. Ecco allora un altro aspetto che non può essere preso sotto gamba. ATM partecipa a diversi tavoli di coordinamento con le principali forze dell'ordine. Inoltre, per eventi più importanti vengono realizzati dei tavoli specifici dove sono interessati tutti i soggetti che partecipano a quegli eventi. In occasione di questi eventi noi lavoriamo di nascosto, aggiungendo un numero di treni adeguato a portare tutte le persone che devono accedere a questi eventi. La difficoltà è cercare di non creare situazioni di blocco, di flusso di persone che potrebbero diventare pericolose. Milano continua a essere sempre più importante e visibile nel mondo, quindi la gente viene a Milano, gli eventi si organizzano a Milano e noi dobbiamo gestirli. Avete scoperto i segreti di quello che è a tutti gli effetti il cervello, o forse il cuore, della rete dei trasporti milanesi. Non ci resta che salutarci e saltare sul prossimo treno. Nella prossima puntata, invece, entreremo in officina. Anzi, in più officine. Officine per tram, metro e bus, che si occupano di tutta la manutenzione ordinaria e straordinaria della flotta ATM. Questo è ATM Uncovered, il mondo ATM. Come non lo avete mai visto.